Molto velocemente ricordiamo alcuni passaggi di Galli. Le democrazie sono deficitarie per eccessi opposti, vivono di eccessi, di contraddizioni strutturali, diciamo, e di aporie. Le contraddizioni sono dialettiche che tutto sommato sono state produttive. Le aporie, pensate, colte dal pensiero negativo, sono delle ipoteche fondamentali che spiegano tantissimo della democrazia, della sua genealogia, della sua storia, ma poi di che cosa? Del innesto di questa cosa strana che è la democrazia moderna nella forma Stato moderno, cioè nella forma comunque dello Stato sovrano, con utilizzando quello che lo Stato di diritto, diciamo così, poteva dare, e lo Stato costituzionale, l'elemento istituzionale è stato fondamentale, cioè questo è il punto. Alla fine la liberal democrazia è un'ideologia, oramai sempre più, devo dire, nel senso, come diceva Laura, barziano, negativo, della falsa coscienza, perché questo appare sempre di più. Mentre lo Stato costituzionale, Stato sociale di diritto, Stato democratico costituzionale, eccetera, è stata una costruzione complessa, istituzionale, storico-istituzionale, niente male. È costata un sacco, però quella io la rispetto tantissimo, anzi, francamente, quella vorrei tornare, non è che va già bene quella, non è che, come dire, poi da lì, il problema è che per fare quella là, ha ragione Laura, bisogna fare la rivoluzione, o comunque bisogna pensare un sovvertimento radicale. Cioè oggi è come dire l'Europa, ci vorrebbe l'Europa, sarebbe bella l'Europa. Sì, il rovesciamento radicale, la sovversione dell'Unione Europea, forse potrebbe, in ipotesi, costituire la premessa, cioè una tabula rasa, di un'Europa totalmente altra, che è un'immaginazione. E oggi ho il timore, l'impressione che anche con la democrazia liberale o la liberale democrazia siamo arrivati a questo, e cioè che per ricostruirla o per riaverla, soprattutto nella forma che ha una sua autenticità storica dello Stato costituzionale del secondo Novecento, altro che sovversione bisognerebbe fare, bisognerebbe buttare via tutto quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni o 40, tutto. Perché tutto quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni nega alla radice lo Stato costituzionale e di fatto rende la liberal democrazia una miserabile ideologia. Questa è la mia tesi fondamentale. Potrei anche chiuderla qua. Diciamo qualche altra cosa. Allora, qualcosa è andato storto nel processo, lo dice Galli, nel processo di democratizzazione del mondo post-89. Naturalmente uno può dire, ma era questo il disegno? Cioè era veramente il disegno di democratizzazione del mondo? Ci sono molti dubbi, direi, e infatti essendo un libro su democrazia e geopolitica la cosa viene esibita, viene esposta. Il fine di questo lavoro è quello di far affiorare le strutture profonde della democrazia reale, cioè di fare quell'opposto di quello che normalmente si fa nel discorso, che oggi chiamarlo pubblico è impossibile perché è talmente miserabile. È comunicazione, appunto, come dici tu, è vero. C'è una tensione costante, strutturale, originaria, tra l'opacità del potere, ma che non è necessariamente nelle sue forme, da pensare nelle sue forme più estreme, è anche un tratto del potere, delle dinamiche del potere, diciamo così. Possono anche essere rese produttive queste opacità a volte, sì. Lo sono state, e la moderna pretesa di trasparenza. Cioè questa è una delle... È un'aporia, più che una contraddizione, questa è un'aporia. Questa è proprio un'aporia che dà, come dire, è come un ritorno dell'arcaico che ti riviene addosso, no? Perché in realtà l'idea che la democratizzazione crea uno strato di grasso su cui si può contare, per cui non ne perirai mai, non è vera. Cioè a riprecipitare nell'abisso ci vuole poco e c'è una persistenza dell'arcaico, della visione anche proprio nel senso del potere arcaico, della natura arcaica del potere, è una cosa che aveva intuito un po' Pasolini, diciamo, no? Da poeta, da visionario, nelle forme di potere più istituzionalizzato. Cosa che tutto il discorso democratico, tantomeno figuriamoci quello liberale, non capisce, non vuole capire. E tutto il progressivo, ecco perché il riferimento, diciamo, anche all'afasia degli intellettuali che dovrebbero essere critici, perché gran parte della cultura di sinistra, fra virgolette, insomma, progressista, pseudo-progressista, normativista, ha rimosso la questione del potere e soprattutto ha rimosso questa aporia.
si fonda sulla rimozione di queste aporie, pensando che rimuovendole si è progressivi o normativi o giusti, non so. E invece è tutto il contrario, perché ci si espone, diciamo così, a non capire niente. Nella migliore delle ipotesi, nella peggiore è essere francamente delle mosche cocchiere, degli utili idioti, a fare propaganda. E purtroppo a questo siamo, che è la situazione drammatica, perché io francamente, lo dicevo qualche tempo fa pure con Cacciari, dico guarda, io una situazione così disperata non l'ho mai vista, non l'ho mai nemmeno provata, perché noi come paese, ma pensiamo al mondo, all'Europa, quello che volete, abbiamo vissuto drammi assoluti, ma c'era sempre la sensazione di un fronte di lotta aperto e comunque di uno spazio di agibilità di un pensiero critico. Oggi no. Oggi siamo al nulla di politica, non c'è politica, no? Infatti la cosiddetta poi la pantomima di politica attualmente è al governo, va benissimo, si scopre pienamente funzionale al discorso, diciamo, tecnocratico, se vogliamo chiamarlo, dei poteri dominanti. Viviamo un tempo adialettico, totalmente adialettico, in cui vigono destoricizzazione e spoliticizzazione. Questo spiega anche l'incapacità di analizzare criticamente e di prendere di conseguenza una delle posizioni che non siano moralistiche, di un moralismo senza morale, diciamocelo, rispetto a eventi tragici come la guerra oppure come la tragedia palestinese, la causa palestinese. Nessuno più parla di una causa palestinese. Sono 15 anni che è stata rimossa, era immaginabile che qualche cosa risorgesse da sotto, no? Eppure no, si dà per scontato che si vive di rimozioni. E naturalmente è molto cinico tutto ciò, perché poi si sa, che lo sanno che la cosa c'è, magari emergerà con l'immediatezza della violenza non immediabile, che non può essere messa in forma, e che questo legittimerà interventi che un tempo non sarebbero stati facilmente legittimabili, perché il punto è questo, che oggi accettiamo e abbiamo accettato all'interno e all'esterno delle cosiddette democrazie cose che, mi dispiace, ma un tempo, cioè 30 anni fa, ancora 20 anni fa, sarebbero state impensabili. Compreso l'emergenza come nuova normalità, io ho molto apprezzato le cose che ha detto Galli, che ha scritto, mi fa piacere che l'abbia scritte, glielo voglio dire pubblicamente. E voglio anche leggerle. Quando parla di Stato, ne abbiamo parlato tante volte insieme, no? Di nuova, quando la nuova normalità, l'emergenza, che è diversa dall'eccezione, diventa una nuova normalità, c'è un problema. Lui qui lo chiama una sorta di stato di eccezione al rallentatore, uno strisciante cambio di regime. Soprattutto l'emergenza comprime, e questo è il punto decisivo, il diritto di critica, le voci di dissenso, e implica una tendenziale uniformazione. La discriminazione del non conforme, del nemico interno, l'accusa di essere novax o chissà che cosa, ha colpito chiunque chiedesse spiegazioni o eccepisse in qualsivoglia modo le misure decise dalla politica e legittimate dalla scienza, il che ovviamente è pericoloso per la democrazia. Grazie di averlo scritto. Questioni. Taglio, vediamo, così lei parla lei. Allora, c'è una via italiana, qui saremo piccoli, però è stata importante, e in fondo anche un po' europea, ma italiana di più forse, perché noi siamo stati meglio della Germania. La Germania, con democrazia, è vero che gliel'hanno portata dall'esterno totalmente, gliel'hanno fabbricata, Germania Ovest. L'Italia ha avuto un suo percorso. Io sono alieno alla retorica della, diciamo così, non voglio fare la retorica della resistenza, non è questo, è un altro discorso, anche se c'è stata. Certo. Cioè, noi abbiamo costruito lo Stato costituzionale con i materiali della Costituzione materiale di Mortati, cioè di un immenso giurista e costituzionalista di rango europeo, che ha pensato a livello altissimo il nodo dello Stato delle masse e il modo di evitare che l'unico modo per gestirlo fosse quello, appunto, diciamo, del fascismo o del nazismo. Primo punto. Il ruolo del cattolicesimo sociale, che probabilmente abbiamo anche un po' sottovalutato, ma se uno va a rivedere quei dibattiti e
coglie, perché poi in fondo l'hanno fatto i democristiani, le grandi, diciamo, centro-sinistra, diciamo, i democristiani socialisti, quando hanno fatto la scuola unica per un paese come l'Italia, era un cambiamento radicale, radicale, le nazionalizzazioni, cioè è cambiato il paese, che era quello che era, e infatti ha suscitato reazioni violente quel cambiamento. Ora, quella via italiana è lo voglio dire, ma che insomma esprime anche un po' una storia europea, era meglio della liberale democrazia che hanno portato del mondo anglofono, cioè è un fatto storico che arrivano gli americani e ci portano la democrazia, ci liberano, ci portano la democrazia, ok, a parte che un po' ci siamo liberati pure noi, però quello che si è fatto in Italia era una cosa diversa, migliore, infinitamente più interessante, anche culturalmente, di quello che oramai è un'etichetta usurata, da cui forse congedarsi, cioè io pongo la domanda, ma possiamo, che è simile a quella che ha posto Laura, possiamo ancora dirci liberal-democratici? Perché se il problema è lo Stato sociale di diritto, io lo difendo con la spada tratta, ma ho la sensazione che i liberal-democratici non prenda più quello, tanto che la cosiddetta ideologia liberal-democratica, diciamo dell'Occidente americano attuale, nella grande crisi in cui è, accetta mille deroghe, anzi vive di deroghe oramai, e questo è un enorme problema, anche istituzionale. Si dice, ma c'è sempre stato un vincolo, sì, però c'era anche un senso dell'autonomia politica, e l'autonomia della politica, un'autonomia del paese, c'era una politica estera autonoma, nelle forme realisticamente possibili, cioè a me colpisce la miseria, la nullità dell'Italia e dell'Europa oggi, perché non è normale, c'è qualcosa da capire, anche i tedeschi, voglio dire, lasciano allibiti, perché sì, fanno un po' i loro interessucci, vanno in giro nel mondo con tutti che ridono dietro, perché tutti sanno che gli hanno fatto saltare in aria lo gasdotto, cioè che hanno subito il più grande atto di aggressione dalla fine della seconda guerra mondiale, e per ragioni ideologiche vogliono imporre oggi un nuovo patto di stabilità che è peggiore di quello precedente, essendo dannoso pure per loro, il che significa che di realismo ce n'è ben poco qui. Cosa c'è allora? Non c'è critica sicuramente, ma non c'è nemmeno realismo, c'è, non so, un vagare sull'orlo di un vulcano, che proprio poi uno ci cadrà dentro, perché l'evento, infatti l'evento, pure lei nel libro a un certo punto parla dell'evento, cioè alla fine dice, ma sa, poi alla fine succederà qualcosa, e speriamo, e dobbiamo anche essere pronti a quel punto, che si mettano in moto delle forze e avere delle idee, certo, critiche, certo servirà. Poi c'è il grande problema di come si fa a farle girare, perché purtroppo è dura da questo punto di vista, sia per questo mostro qua, che non è un telefono ma è un computerino attaccato, sia perché il livello della cultura popolare, io grande, fra la straordinarietà di quella via italiana c'era anche un'esplosione culturale e di creatività culturale straordinaria, una capacità, e c'era la nozione di nazionale popolare, cioè il raccordo tra la cultura alta e la cultura popolare. Cosa che oggi è totalmente persa, probabilmente pure la cultura, o meglio, c'è la cultura alta, ma vive un po' separata, diciamo così, e fa fatica. E poi sì, qui per fortuna c'è l'istituto, qui si fa qualche tentativo, si mettono le cose su YouTube, ci siete voi, è una cosa meravigliosa, io mi sono commosso. Però insomma, diciamo così, per fare il salto ci vuole di più. C'è tante cose, ci sono tante realtà sparse, piccole, critiche, ci sono, è vero. Fanno fatica enorme a fare bassa critica, a unirsi, a produrre eccedenza. Quindi ci sono le eccedenze individuali di piccoli gruppi, ma l'eccedenza politica per ora latita, e temo che quella del resto Cassese di recente l'ha detto, dice guardate che quella, quando hanno fatto la sovversione, hanno sostituito, perché lo dice lui, lo scrive, hanno sostituito la nuova, la vera costituzione economica, cioè quella prevista dalla costituzione materiale, che era, diciamo, economia mista eccetera eccetera, con la nuova costituzione economica di Maastricht. Dice vabbè, l'abbiamo fatta, e l'abbiamo fatta utilizzando una logica da tecnostruttura che sostanzialmente se ne infischia di quello che il popolo sovrano
pensava, voleva, poteva volere, eccetera. In più, guardate, e non sì, ci sono tante reazioni populiste, tante, perché non capiscono, non studiano, ecco, questa, già questo coso intollerabile, è cinico, è falso, sì. Ma non è solo questo, è anche, comunque oramai si sono mobilitate tali forze, quindi è la rivendicazione del diritto del più forte, che non ce la farete mai. E quindi viene da dire, beh, allora quanto tocca produrre la forza che invece ce la fa, diciamo, e andiamo sul terreno, io so, mi fa piacere, diciamo politico e geopolitico, anche dei rapporti di forza. Mi piacerebbe, nella mia visione, è che tutto si giochi sul terreno di una democrazia, diciamo, che degna di se stessa. Certo, a volte viene da dirsi, ma forse per avere la democrazia degna, e la politica degna di se stessa, qua tocca mollare qualcosa, tocca accettare un rischio, tocca andare su un altro piano che non è quello dell'autoritarismo o non so che, ma certo, perlomeno prendere atto del fatto che il terreno delle domande, il terreno ordinario non è più agibile, perché è stato traviato dall'interno, è stato corrotto. E allora ci si può buttare su un piano metapolitico, o prepolitico, cioè di un discorso culturale, critico, politico. Che come dire, che la spirituale, di politicità dello spirituale, di spiritualità del politico, a me sono cose che piacciono tantissimo e penso che alla lunga producono effetti, ma perché oggi politica non c'è, non la possiamo produrre, generare noi immediatamente, però sono d'accordo, poi a un certo punto un effetto ci vuole, perché altrimenti forse, come dire, tutto tramonta e noi abbiamo fatto i nostri discorsi, ma non si è inciso per noi, non è cambiato nulla, e nel frattempo le cose sono accadute e tendenzialmente saranno cose brutte, sempre più brutte, anche perché non vedo un antidoto interno, cioè gli antidoti interni sono saltati. L'ultima questione che si lega alla lezione, al seminario suo, cioè certo gli Stati Uniti sono forti, questo è evidente, in occidente americano meglio, però c'è anche tutta un'altra lettura che dice, ma qui la storia si è rimessa in moto, il resto del mondo che c'è ed è sempre più importante corre, e i BRICS e la dedollarizzazione e la Cina e la Russia che poi si sono ritrovate pure un po' insieme e tanti paesi, l'India sì che sarà anticinese però certo non è filoamericana, tanti paesi grossi anche che proprio dietro a tutte le pazzie degli americani non ci vanno. E quindi, e poi la trappola di Tucidide, cioè comunque gli Stati Uniti sentono di essere i più forti, ma anche quelli che perdono terreno e che quindi forse devono sfruttare questa finestra d'opportunità della prevalenza militare, ma questo porta a un disastro probabilmente. E allora su questo pure la sollecito, cioè è un doppio livello, interno e esterno, insomma. Veramente non tutto sommato, come dire, le chiavi del mondo sono in mano a loro, o è in atto uno smottamento profondo? E questo smottamento profondo è chiaro che inquieta pure, perché gran parte dei modelli che propongono a me non è che mi entusiasmano, no. Però uno dice, vabbè, no. Però si è messa, ecco, lo spirito del mondo ha indossato lo stivale delle sette righe, speriamo, perché se no sarà una morta ancora.